Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi vedremo un effetto davvero, davvero sorprendente. L'effetto che vedremo oggi l'ho definito pig nose, ovvero naso di maiale. Che cosa significa? È quell'effetto che noi sentiamo di solito nelle big band, quando i fiati vanno, nel gergo si dice, a rompere il suono. Cosa vuol dire rompere il suono? Vuol dire, ad esempio, un trombone, anziché mantenere un suono educato, quindi quel classico suono del trombone molto profondo ed educato, va a rompere il suono. Quindi immaginate una band Dixieland, quando va proprio a suonare forte, 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 che va a distorcere il suo suono. Noi oggi vedremo come prendere spunto da questo tipo di suono, quindi dalle trombe, dai tromboni, quando vanno a rompere il loro suono quasi andando in distorsione, vedremo come rifarlo con il nostro strumento a 10 fori. Innanzitutto è bene ricordare che l'armonica nasce come giocattolo e quindi tutto quello che si va a formare anche a livello di effettistica sullo strumento è semplicemente un gioco che spesso e volentieri riprende i suoni e i rumori di quello che comunque si sentiva in giro all'epoca e che si sente ancora oggi. Quindi dobbiamo vedere l'effettistica dell'armonica anche sotto questo punto di vista. Quindi tanti effetti nascono magari per caso o nascono per gioco, per imitazione, e poi si consolidano e diventano effettivamente utilizzati delle tecniche, diventano proprio delle tecniche vere e proprie. Abbiamo visto ad esempio il vibrato glottale qualche video fa, come ottenerlo con il suono della capra, quindi col verso beh della capra attraverso il nostro strumento. Bene, oggi cambiamo animale e andiamo a vedere il maiale. Allora, che cosa fa questo benedetto maiale? Il maiale, come tutti sanno, grugnisce, quindi fa questa sorta di effetto. In maniera molto scherzosa andiamo a prendere questo grugnito e lo andiamo a inserire all'interno del nostro suono. Quindi il nostro suono non sarà più un suono limpido, cristallino, un suono bello pulito sulla singola nota, ma sarà un suono che va a strizzare l'occhio alla distorsione della sezione fiati nella precisione proprio degli ottoni. Quindi andiamo a vedere come ottenerlo. Ad esempio, prendiamo un 2 aspirato sulla nota singola, quindi con la tecnica del Packer, andiamo a prendere il 2 aspirato. Su questo 2 aspirato andiamo ad utilizzare il nostro verso del maiale, quindi questo grugnito, un po' come se volessimo russare all'interno del nostro strumento. Proviamoci, prima faccio un 2 normale e la seconda volta farò un 2 con questo effetto distorsione. Quindi 2 normale, 2 con la distorsione. È orrenda come cosa, ma vi assicuro che funziona. È orrendo come suono che si ottiene, ma non è l'orrendo in sé, è proprio l'effettistica del suono. Sentite? Si viene a formare questo suono un po' strano che all'interno di una frase provocherà assolutamente l'effetto distorsione di una sezione fiati. Ad esempio, andiamo a mettere in pratica il nostro pig nose all'interno di una frase. Per la precisione sarà 3 volte 4 aspirato, 3 volte 4 soffiato, 3 volte 3 aspirato, 2 volte 3 soffiato, soffio sul 2, aspiro sul 2, piego con il pig nose e rilascio sul 2, mettendola tutta insieme. 3, 4. Yeah! Senti come gli dà un graffio questo pig nose, dà proprio il senso della distorsione. La distorsione dei fiati.
molto aggressiva che si usava proprio nei fraseggi swing a New Orleans, nelle band, nel marching band Dixieland, si usa tantissimo questa distorsione. Da proprio quel senso di aggressivo, di suono veramente da strada, da ottone da strada. Rifacciamolo ancora una volta. 3, 4. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella, iscriviti al canale per rimanere sempre informato su tutti i nuovi video. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito www.stefanolucignolo.com. Potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, tutti i mesi verrai aggiornato sul magnifico mondo della 10 fuori. Se poi vorrai prendere qualche lezione online con me, potrai prenotarla direttamente dal mio sito. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale, più o meno con queste tempistiche. Ciao!